Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle sette, i nostri gamberetti signori miei, che siamo all'esordio oramai, esordio non più tanto, stiamo disputando la nostra prima stagione in Championship e siamo attualmente non in campionato con 8 punti, non siamo messi male, i playoff distano 2 punti solamente perché il sesto posto è l'ultimo per i playoff e dista solamente 2 punti. Vediamo cosa riusciamo a fare raga, allora. Prima di partire col video ragazzi, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, i link li trovate in descrizione sia per Facebook che per Instagram. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite il link che trovate in descrizione, tramite l'applicazione PayPal, nel senso una cosa semplice. Detto questo ragazzi, partiamo con il video. Ok raga, allora ci siamo, noi siamo, l'altra volta ci siamo fermati a questo punto di qua, siamo arrivati al 25 di agosto. Allora, chi è che voleva parlare? Che non mi ricordo minimamente, raid, va bene, impegnativo, non prenderti, la raid è mia, tranquillo, era scontato che uscissimo dalla coppa. Ho schierato una squadra inguardabile, ma avevo bisogno di questo per recuperare un attimo le forze raga. Se no ci vuole una rosa competitiva anche nei sostituti per poter andare avanti nelle coppe e noi non abbiamo questa disponibilità. Quindi bisogna un attimino fare una certa... Giocatori osservati, Cibel. Eh? Ma che me so perso raga? Giocatori impegnati con le nazionali, Nicholson con la Scozia, McKinley con la Scozia, Ayadama col Camerun e Kuruma col Camerun. Addirittura Kuruma già è andato col Camerun. I suoi giocatori sono stati convinti a firmare per altri club. Riccardo Cordoba ha firmato per i Young Boys. Chi era Riccardo Cordoba? Offerta per il prestito di Teco Dudu. Te ne vai Teco, ti prego Teco, accetta, trovala una squadra che ti piace, vattene da qua Teco mio, vattene, mamma mia. Chi è che vuole parlare? Casadei, il prossimo incontro è fondamentale, ci penserò. Casadei mio, tranquillo, la giochi la prossima. Casadei mio contro lo Stoke City. Allora, noi dovremmo un attimo aver fatto riposare i nostri migliori, quindi torna Claudio, torna Morris, sulla destra torna Casadei, a centrocampo tornano Amponza e Reid, l'abbiamo fatto uscire per Mariani, mi dispiace, a sinistra torna Nicholson, poi torna in difesa Mitchell, qui mettiamo Lima e Salazar che è incavolatissimo, attenzione Salazar è incavolatissimo, perché in difesa Trollo e in porta McKinley, ok. E leviamo Johnson da questi di qua e ci andiamo a mettere Naga. E poi ci portiamo Reid che avrebbe bisogno di riposare, ma ce lo portiamo lo stesso al posto di Hamilton. Ok, lui lo mettiamo di qua, lui lo mettiamo, no lui può stare lì. Perché Salazar? Ah no, non è più incavolatissimo Salazar. Salazar aveva una faccia incavolatissima quando l'abbiamo messo in campo. Adesso è sparito, è tranquillo, ha visto che tra i titolari ed è tornato contento. Va bene, allora speriamo che possiamo vincere contro lo Stoke, raga. Non ricordo in che posizione classifica è. Sabato 27 agosto 2022, loro vengono da una sconfitta contro il West Bromwich. Che ci famo noi? Ci pareggiamo. Va bene, gol di Casadei. Ammonita Amponza e si è fatto male Morris, che è uscito per Naga. Questa non è per niente una cosa bella. Tra l'altro Nicholson ha sbagliato un rigore al 44esimo. Ma porca di una paletta ambriaca. Ma porca miseria, raga. Nicholson la poteva... Potevamo vincerla, mannaggia lui. Ma certe partite fa triplette e poi mi sbaglio un rigore. Ma porca miseria. Allora, Casadei vuole parlare. Infortunio. 2 settimane per Morris. Va bene, 2 settimane per Morris. Porca miseria. Casadei vuole parlare. Sei d'esempio per tutti. Tranquillo, Casadei. Faccio una bella ballata e non ti preoccupare. Allora, qui abbiamo detto che abbiamo sistemato gli attaccanti l'altra volta, giusto raga? Quindi sistemiamo ora gli esterni. Casadei, Nicholson, Kuruma ed Esposito. Sono loro, giusto? Sì, poi qui abbiamo i giovani che però non mi interessano. Allora mettiamo Casadei. Andiamo a fare, vediamo. Questo? Ma è un esterno, posizione d'attacco non mi interessa, che sia così, mi interessa che corra. Che corre, velocità, controllo palla, dribbling, deve continuare ad allenarsi. Devono continuare ad allenarsi tutti lì, raga. Devono essere veloci a correre. Nicholson, anche lui, deve andare in... Lui potremmo fargliela fare anche questa, infatti. Così migliora a tirare i rigori, mannaggia a lui. Poi andiamo a mettere Kuruma, che invece deve proprio
imparare a fare all'esterno e correre ancora di più. E poi l'ultimo è l'altro esterno che non mi ricordo di preciso chi è, Esposito, che anche lui deve correre tanto, deve imparare più che altro. Forse lui lo potremmo fare anche lavorare. Sì, dai, dai, Esposito mio, sei il mio titolare, quindi devi anche riuscire a tirare in porta. E l'ultima posizione l'andiamo a mettere per Eyadama, signori miei, così lui lo continuiamo a allenare e ce l'abbiamo sistemato. Detto questo, questa lo salviamo come nuovo, ci mettiamo Esther, così lo allunghiamo di più. Perfetto. E questo qua lo andiamo a eliminare. Poi elimina. E andiamo a allenare i nostri esterni. Perfetto. Dai, così. E così gli esterni li abbiamo sistemati pure, raga. È salito qualcuno? No, non hanno capito che devono allenarsi giusto, se no nessuno di loro vedrà il campo. Siamo arrivati alla fine del mercato, signori miei. Noi non abbiamo preso un esterno destro. Drollo mi sa che non potrà farsi tutte le partite. Ora vediamo un attimino. Offerta per il prestito di Teco Dudu. Ti prego, Teco, te ne vai. A Cosenza, dai. A Cosenza c'è una bella area. Si sta bene a Cosenza. Si sta bene, amico mio. Dai, vattene. Vattene. L'altro aveva rifiutato il prestito. Cosenza è una squadra famosa, amico mio. Johnson, guarda, hai le ultime ore di mercato per andartene. Se no, te caccio io a calci nel sedere. Proprio decisamente. Ultimi giorni di mercato, ultime ore di mercato. No, non voglio salvare, ho sbagliato tasto, scusatemi. Andiamo avanti, vediamo se arriva l'ufficialità della cessione di Teco Dudu. C'è una mail. Rifiutato il prestito, non ci posso credere, non ci posso credere. Teco Dudu ci rimarrà. Ma peggio per lui, peggio per lui. Non c'è spazio per lui in squadra. Due mail, attenzione, due mail, due mail. Offerta per Angus Hamilton, ve la potete riprendere, la rimandiamo subito al mittente. L'offerta per Hamilton rifiutata. E poi anche per Reid, quanto c'è un'offerta? 11 milioni. E per Reid invece ce ne offrono 6 e 4. Anche questa rimandata al mittente, signori miei. Due offerte che non ci servivano a niente, però che ci dobbiamo fare? Arrivano anche queste. Niente, Teco purtroppo è affezionato al suo armadietto nello spogliatoio. Si è affezionato e emozionato perché finalmente ha trovato una squadra che gli ha dato un armadietto pulito in uno spogliatoio e quindi non se ne vuole andare. Niente, né lui né Johnson, le nostre due pecore nere praticamente, raga. Mamma mia. Solamente che Johnson andrà a fare l'agricoltore da qualche parte, perché appena finisce il mercato il The Rock dei poveri lo mandiamo a calci nel sedere, via. Non ho intenzione di tenermi offerta per il prestito di Teco. Teco mio, dico, è la tua ultima possibilità. Cioè, le ho accettate tutte, non so che devo fare per fargli capire che se ne vanna. Teco mio, è la tua ultima possibilità, Teco. Accettala, accettala, senti, vedi, vedi. Oh, è arrivata la mail, attenzione, rullo di tamburi. Avrà accettato Teco? Teco avrà accettato, signori miei? Rifiutato, niente. Teco mio, niente, Teco. Sei il nuovo addetto a vendere i popcorn. Ma porca miseria, oh. Non ci posso credere. 8 mail addirittura, cosa è successo? Johnson mio, te ne vai a fare l'agricoltore. Resocondo squadra giovanile. Ok. Lino Olivera. Ah, Lino Olivera era uno nostro. Dobbiamo andare a vedere i giovani, raga. Chi è che si è rotto? Naga si è rotto per 8 settimane. Ottimo. Naga 8 settimane. Il nostro Peter Pan è arrivato come ultima ruota al carro e già sarà sparato titolare. Andiamo a vedere i nostri osservatori che ci hanno portato dall'Arabia Saudita. Jaid Al-Jaber 69-89. No. Imad Al-Malawad 61-83, no. Bahir Doka 60-80, no. Zaid Al-Halu 62-82, no. Musa Al-Ballah 58-80, no. Niente, dall'Arabia non abbiamo portato niente interessante, raga. Altro osservatore dal Messico. Abbiamo Riccardo Cordoba. Ah, era lui Cordoba, 74-94, 15 anni. L'abbiamo perso lui, raga. Ci ha fregato sull'ultima praticamente. E vabbè. Poi abbiamo Christian Carvacal, quindi lo possiamo eliminare. Rimuovi, non ci serve più. Christian Carvacal, 74-94. Questo non sembra male. Carvacal, non sembra, ma portiamocelo a casa, dai. Vediamo successivamente. Julian Questa. Questa sinceramente non ci interessa. Poi abbiamo German Bello. Marì, German Bello, raga, il nome già è un programma. 16 anni, 230, prendiamolo.
Diego Lucero, 60, o Lucero, Lucero, non lo so, 66-88, no. Jesus Velasquez, 62-92, a 15 anni. No, no, c'è troppa distanza di forbice, e poi il 92, raga, è basso. Alfonso Berrios, 57-77, no. Joaquin Avila, nemmeno lui. L'ultimo osservatore, Morris. L'ultimo osservatore che ci porta dalla Spagna, Roberto Darmian, 63-83, no. Roberto Sanz 74-94. Sanz è interessante, portala a casa subito. José Miguel 63-85, no. Sergio Vega 67-91, no. Sergio Torres, questo è un altro fratello del Torres famoso, 58, no. Silvio Navarrete lo possiamo andare via. E poi Juan Insua lo mandiamo pure, Insua, a farsi un giro. Poi, ultimo giorno di mercato si è concluso. Offerta per il trasferimento per Claudio. La possiamo rifiutare perché tanto il mercato è finito. Rifiuta, è stato un piacere. Allora, stiamo calmi, raga. Abbiamo un'altra chat di giocatore. Johnson, Johnson era la tua opzione migliore, andartene presto. Allora, raga, non lo caccio, Johnson. Non lo caccio, non lo caccio. Ce lo porteremo fino a gennaio, tanto oramai è relegato lì come ultima ruota del carro. Io ve lo voglio sapere da voi, raga. Lo ripeterò anche nel prossimo video, a inizio video. Ditemelo voi se dobbiamo cacciarlo oppure tenercelo lì come mascotte lamentosa, praticamente. Detto questo, signori miei, io voglio semplicemente andare a vedere un attimo anzi, no, li vediamo nel prossimo video, raga. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella, raga. Ciao!